First of all, because I'm speaking English, if I spoke Italian, all I would be doing here would be ordering food and asking my way to the bathroom. And second, for the quality of my voice, my greatest sin is that I talk too much. And this is my penance today, to have a sore throat. But I'm very glad to be with all of you, and with Andre Monte, who is a very prominent person working for the same things that I work for in the U.S. I'd like to know a little about the audience. First of all, how many of you are computer programmers? Okay, computer users. Okay, anyone who didn't raise their hand for one of those must be dead or asleep. Okay, and how many of you have heard of open source? Okay, are you Linux users? Okay, well, it sounds like I'm preaching to the converted then. Andre, I think you had some opening remarks. Allora, anche io ringrazio per essere intervenuti. Spero, il mio problema è che siccome faccio l'avvocato e insegno legge, mi porto dietro il marchio di Caino, che è quello che fa addormentare la gente, perché molti preferirebbero una visita dal dentista piuttosto che stare a sentire anche soltanto un quarto d'ora di codici, di carilli e codici. Quindi cercherò di rendervi questo intervento il meno pesante possibile. In realtà, anche d'accordo con Bruce, ci piacerebbe che la giornata avesse il carattere di grossa interattività e quindi, proprio nello spirito dell'open source, di condividere opinioni e idee, perché in questo tipo di settore credo che nessuno possa dire di avere l'ultima parola o di detenere il Vangelo sull'argomento. Quindi sentitevi liberi di intervenire, di fare domande, di effettuare valutazioni. Penso che insomma la cosa sarà più interessante per tutti. Volevo aprire questo incontro definendo il concetto di open source, perché credo sia importante mettersi d'accordo sul significato delle parole. Possiamo definire l'open source come una metafora che è quella della lingua. Chi è il proprietario dell'italiano piuttosto che dell'inglese? Nessuno. Chiunque di noi utilizza la lingua in una infinita varietà di modi, c'è chi lo fa meglio e c'è chi lo fa peggio. Quando qualcuno utilizza la lingua in modo particolarmente influente, particolarmente brillante o elegante, uno scrittore, un poeta, un giornalista, uno scienziato, questo modo di utilizzare la lingua viene immediatamente messo a disposizione di tutta la comunità, la quale ha modo di appropriarsene, quindi di imparare un nuovo utilizzo di questo sistema e quindi di fondamentalmente elevare il proprio livello di cultura nella dimestichezza con la lingua e in quello che Cicerone diceva rendere per la sequenza, cioè nella possibilità di definire i concetti in modo estremamente preciso. Ora provate ad immaginare invece che la lingua abbia un proprietario. Questo proprietario vi dice quali parole potete usare, qual è il loro significato, quando potete usarle, come potete usarle e quando dovete smettere di utilizzarle. E soprattutto vi dice questo proprietario può anche imporvi di creare determinate parole. Se poi questo proprietario è straniero, peggio ancora. Quindi in sostanza, fuori di metafora, se applicate questo ragionamento allo sviluppo dei computer, allo sviluppo del software, vi rendete conto che questa è la differenza fra il concetto di open source e il concetto di software proprietario. Questo implica che non stiamo parlando soltanto, tra virgolette, di migliorare l'efficienza dei programmi, di lavorare con software più potente, più elastico, più performante, ma stiamo parlando di libertà, di trasparenza e compatibilità. Peraltro, come credo che Bruce può anche spiegare molto meglio di me, visto che è casa sua, il concetto di
codici aperti di condivisione delle informazioni non è affatto recente per quanto riguarda la storia dell'informatica. All'Università di Berkeley, per esempio, la nascita di Unix, del sistema operativo Unix, è la prova provata, diciamo, che contrariamente a quella che è l'opinione comune, il software nasce libero per poi subire una certa svolta commerciale, che non è di per sé condannabile, te ne dico subito, una certa svolta commerciale che poi ha chiuso i sorgenti, cioè ha legittimato questo modello proprietario. Io mi fermo qui, traduco rapidamente per Bruce, poi possiamo andare avanti.